Un segno è un'indicazione di direzione, in questo caso per entrare nel sacro. E questo è il senso della rassegna Segni Sacri, appunto, aperta fino al 19 novembre prossimo con grande successo, che allestita presso l'ADI Design Museum di Milano, espone una selezione di oggetti liturgici realizzati dalla Scuola Beato Angelico, che così festeggia la conclusione delle celebrazioni per i 100 anni dalla sua fondazione. La rassegna raccoglie le creazioni più esemplificative del rapporto instaurato dalla fondazione con artisti contemporanei, ma anche, ad esempio, 5 calici disegnati nel 2017 da designer molto noti nel panorama internazionale per il Museo Diocesano e ora facenti parte della collezione della Triennale di Milano. A questi si aggiungono paramenti sacri realizzati dalla scuola per la diocesi africana di Monza, che testimoniano come tuttora la Beato Angelico sia luogo di incontro tra arte sacra e gusto contemporaneo. Inoltre la rassegna propone alcuni oggetti storici particolarmente rilevanti, quali la tiara realizzata per Paolo VI o le produzioni dello scultore Marco Melzi per importanti luoghi di culto milanesi come la chiesa di San Francesco al Fopponino, senza dimenticare i paramenti confezionati per Papa Benedetto XVI in occasione di Family 2012. Insomma, un orizzonte ampio di manufatti che fa dire all'arcivescovo: l'aspetto forse più arduo da interpretare è la finalizzazione dei prodotti della Scuola Beato Angelico per celebrare il mistero del Dio con noi. Ecco, questa è la parte, diciamo, più ardua a cui questi segni sacri invitano. E noi cristiani professiamo la presenza di un mistero e cerchiamo di dirlo con un linguaggio contemporaneo, perché ci sta a cuore che per i contemporanei sia annunciata una speranza. Ad accompagnare il Vescovo Mario ci sono Monsignor Erminio Descalzi e Monsignor Luca Bressan, che della Fondazione Scuola Beato Angelico è presidente. È lui che parla di gradita sorpresa e osserva: il design ci aiuta a vedere nell'ordinario la bellezza e la tendenza al trascendente, indicando un oltre che dà senso alla vita. Il titolo della mostra è Segni di pace, segni sacri, potremmo mettere come sottotitolo, pensando al momento storico che stiamo vivendo, anche Semi di pace. Abbiamo bisogno di luoghi come questi che insegnino a mondi molto diversi e anche qualche volta un po' lontani di contaminarsi, di non aver paura dell'altro, di riconoscere che cosa l'altro mi può rivelare, come mi può aiutare a scoprire meglio chi sono, a scoprire l'umanità che mi abita e che mi arricchisce.